Quello delle donne toscane fra guerra e resistenza è un tema che credo non si possa esaurire nella ricostruzione delle biografie di queste donne né nella restituzione di memoria ad esperienze taciute. Piuttosto la domanda che dobbiamo fare a queste donne, alle vite di queste donne, è cercare di capire che cosa rimane dopo la fine della guerra, di questa loro esperienza. Se ci sono persistenze, se ci sono mutamenti, quali persistenze, quali mutamenti dopo. Credo che persino donne che non si sono raccontate, perché sono rimaste vittime degli orrori della guerra, ci possano aiutare a dare risposte a queste domande. Un caso emblematico è quello di Norma Parenti, medaglia d'oro al valor militare, uccisa a Massa Marittima a un passo dalla liberazione della sua città. Era giovane, molto bella, si è impegnata aiutando i partigiani e è rimasta come il simbolo del rifiuto, della ribellione alle violenze del fascismo. Norma Parenti dà sepoltura ai partigiani nonostante il divieto delle autorità fasciste e tedesche e viene trucidata poi dopo sevizie orrende. Non in un atto di guerra, ma per lasciare alla città un segno di una vendetta dei fascisti sconfitti. Questa donna era lo sfregio che loro hanno voluto lasciare alla città. Subito dopo c'è stata una corale partecipazione alla richiesta di ottenere la medaglia d'oro al valor militare, il Vescovo, il Partito Comunista, l'UDI partecipano con un linguaggio anche retorico alla memoria di questa donna nell'immediato, però poi cala un silenzio anche imbarazzato, lunghissimo. Solo di recente abbiamo cominciato a recuperare la memoria e la storia di Norma Parenti che ora è stata scritta. Questa esperienza però ha lasciato delle tracce, tracce che sono un nucleo di donne che sono diventate soggetti, erano mogli o figlie di partigiani, sono elette nei consigli comunali. Poi mi è stata raccontata da una testimone anche un'esperienza singolare: donne che si riunivano, cucivano in casa di qualcuna di loro e c'era una che a turno leggeva un libro come se fosse un percorso di formazione culturale e politica che avevano scelto. La guerra fu un fatto così forte da andare oltre la divisione fra donne fasciste e antifasciste, perché donne fasciste ovviamente ci furono nella fascistizzazione molto forte della società toscana. Sono donne spesso inserite nelle organizzazioni di massa, mai con posizioni di dirigenza, però tutte furono catapultate nelle privazioni e nelle emergenze della quotidianità e sono gli orrori della vita quotidiana che subiscono. Ci sono donne che lungo la costa tirrenica sono costrette ad abbandonare il loro luogo vitale, che è la casa, perché i bombardamenti implicano lo sfollamento verso l'interno. Ci sono donne come quelle delle spiagge di Marina di Carrara che vengono riprese in un film che fu girato poco dopo la fine della guerra, che sono intente a filtrare l'acqua di mare per prendere sale per scambiare con la farina. E poi ci sono l'episodio di Piazza delle Erbe, le donne di Massa Carrara, che impongono ai tedeschi che vogliono sgomberare la città e svuotarla, impongono a loro di non rispettare questo ordine. Poi arriva l'occupazione tedesca, arriva il fascismo repubblicano dopo l'8 settembre del 1943 e c'è la linea delle stragi, dal Lazio fino alla linea gotica, segue appunto la ritirata dell'esercito tedesco, quella scia di sangue che fa tante vittime e tocca tante donne. E più delle parole scritte nei documenti sono le testimonianze delle donne che ci aiutano moltissimo nella ricostruzione di quelli che sono stati gli errori della guerra. La donna, per esempio, che invita le altre, portate le pentole per raccogliere i cervelli degli uomini, è un racconto
terribile questo. Sono i martiri della Riccioleta, 77 uomini che sono stati trucidati nel vallino di Castelnuovo Val di Cecina. Ci sono poi donne vittime se stesse delle stragi, come le donne delle campagne intorno a Civitella di Valdichiana, che sono uccise e spesso sono testimoni dell'uccisione di tutti gli uomini del paese. Poi ci sono state anche le violenze sessuali lungo la linea della liberazione dei soldati franco-marocchini. La ricostruzione successiva non fu soltanto ricostruzione materiale, fu anche una ricostruzione della vita dal punto di vista morale, da ogni punto di vista. E la testimonianza di una donna, vedova di uno dei minatori della Niccioleta, che racconta quello che è rimasto il villaggio minerario della Niccioleta, dice: siamo rimaste tutte donne sole, tutte sgangarate. E questa parola, questa espressione mi ricorda una forma di rappresentazione del dopoguerra fatta dalla cultura contadina, un uomo, Duilio Tosi, in arte come si definisce lui, Tosibelli, che racconta così il dopoguerra. Passati dalla guerra alla pace, nei paesi e nelle campagne ancora usava vegliare, ricordare, criticare, piangere per i morti e pregare. La ripresa della vita economica andava a rilento, i sacrifici erano enormi, l'Italia era tutta da rifare. La resistenza delle donne significa anche cercare di capire le ragioni della scelta di entrare nella resistenza. Chi è resistenza armata, resistenza civile, riguarda donne dal nome importante o anche donne molto semplici, donne contadine. La resistenza civile ha avuto una fortissima presenza nelle campagne, quindi di donne contadine. Un nome importante è quello della Iris Origo. Una donna benestante, molto ricca, una villa in Val d'Orcia dove accoglieva partigiani ed ebrei, e non è una scelta politica la sua, è una scelta che deriva da una compassione umana e dal rifiuto della violenza della guerra. Un altro nome, la donna che si oppone ai tedeschi che facevano rastrellamento prima della strage di Montemaggio nelle campagne senesi. Spesso all'origine della scelta resistenziale delle donne c'è un uomo. Un caso è quello della giovane, addirittura adolescente, Nara Scaloncini, che entra in una banda partigiana nel Senese per seguire il fratello. Diversa ma simile la scelta resistenziale della Via Regina di Dalla Ghilarducci, che diventa staffetta perché sposa un partigiano. C'è poi Giulia Nocchi che parla del perché ha aderito alla resistenza. Lei dice, raccontando la sua vita di donna, moglie di un fascista, prima erano sberle perché bisognava subire l'obbedienza imposta, e poi dice, raccontando il dopo, e dopo fu senz'altro primavera. Molte di queste donne poi fecero prove di politica dopo, ci sono donne impegnate nel sindacato, nel partito o anche nelle lotte per la terra. La resistenza delle donne è molta parte resistenza civile, le donne che aiutano i partigiani, che li nascondono, che procurano cibo, ma sono anche staffette, sono anche partigiane armate nelle bande. Ci sono donne poi che dicono orgogliosamente non ho mai sparato, altre che dicono di aver soltanto avuto la capacità di montare armi ma non di usarle. Resta il fatto che il rifiuto della violenza che molte donne fanno non è rifiuto anche di accettare l'esistenza di una violenza necessaria. Fra le donne che entrano nella resistenza ce ne sono di una minoranza di politicamente preparate, come la Dina Ermini, una comunista che addirittura torna dall'immigrazione politica nell'Unione Sovietica, diventa organizzatrice dei gruppi di difesa della donna e degli scioperi. Ci sono poi storie epiche come quella
di Teresa Mattei e di questi Agnoletti a Firenze. Firenze è il luogo della resistenza armata più forte, con i GAP, ci sono donne anche all'interno dei GAP. C'è poi una donna particolare, la Franca Pieroni Bortolotti, storia di un impegno civile, politico e culturale estremamente importante, donna che ha anche scritto la storia delle donne e della resistenza. Ci sono molte storie, molte testimonianze che ci aiutano a rispondere alla domanda iniziale, cioè che cos'è che lascia questa esperienza delle donne nella loro vita in Toscana successivamente. Bruna Talluri, che è una partigiana senese, racconta di riunioni deserte di donne, riunioni dell'Udi, nell'immediato dopoguerra nelle campagne senesi, e dice la politica non era pane per i loro denti. Poi ci sono però le madri costituenti, addirittura ci sono Teresa Mattei e Bianca Bianchi, però a fronte di questo ci sono anche le perdite di donne nei consigli comunali, il declino, diciamo, della loro presenza. Tuttavia io sono d'accordo con Anna Rossidoria quando sostiene che quella delle donne comunque è stata una scelta politica. Io trovo che c'è sempre un'etica della responsabilità nelle donne che hanno fatto la resistenza e l'esempio di Wanda Parracciani può essere utile in questo senso. Wanda Parracciani è una staffetta sulla Miata che in una riunione politica dell'estate del 44, subito dopo la liberazione, dice le donne devono fare quello che hanno fatto nella resistenza, ma anche in momenti che non siano eccezionali. In effetti lei, che poi guida donne nelle lotte per la terra, dice che le mogli dei mezzadri non si limitano a combattere accanto ai mezzadri, ma combattono contro il marito perché hanno bisogno del rispetto dei propri diritti all'interno della famiglia mezzadrile. E questa è una scelta di tipo certamente politico.